L'evento nasce dalla collaborazione che abbiamo avuto negli ultimi mesi con questa agenzia che si chiama Alintech, che è un'agenzia promossa dal Comune di Milano, provincia, regione, dal Politecnico di Milano, che si occupa di promuovere l'innovazione. Abbiamo fatto diversi eventi con loro legati all'Innovation Festival che loro promuovono tutti gli anni. Diciamo che il camp deriva da questo evento che O'Reilly organizza da molti anni in California, che si chiama Foo Camp, ed è una conferenza senza una struttura preorganizzata, cioè i temi li definiscono i partecipanti. E anche noi abbiamo cercato di fare una cosa un po' simile, nel senso che abbiamo strutturato in maniera ad alto livello la due giorni noi, però abbiamo lasciato lo spazio, per esempio, alla comunità per dirci quali argomenti volevano capire meglio, per cui siamo partiti nel primo pomeriggio di sabato facendo una piccola introduzione sulla situazione di Arduino, che cosa succede, come va Arduino. Dopo di quello abbiamo chiesto alla gente quali argomenti erano interessanti e abbiamo diviso le persone in quattro grossi gruppi e poi abbiamo anche organizzato alla fine una presentazione di progetti fatti con Arduino. E l'altra cosa, il secondo giorno invece era un pochettino più dedicato in qualche maniera proprio agli appassionati di Arduino che già lo usano molto, per cui abbiamo organizzato un Hack Day. L'Hack Day è un giorno in cui uno definisce un tema e le persone si dividono in squadre, i partecipanti sono divisi in squadre e queste squadre praticamente lottano tra di loro, tra virgolette, facendo un progetto che deve essere realizzato in un giorno. Se questo robot qui è in grado di capire se c'è qualche altro robot. Ma poi uno poi lì dentro può decidere di costruire un robot simpatico e quando vede un altro robot lo raggiunge, oppure può costruire un robot antipatico e quando vede un altro robot va da un'altra parte. Ok? Va? State producendo? Sì, qui abbiamo delle idee, stiamo già scartando delle idee perché ne abbiamo troppe. Okay. Comunque faremo una macchina assassina, questa è l'idea. Una macchina assassina? Distruggere gli altri, scariche elettromagnetiche, elettrostatiche, spuntoni, stiamo pensando tutte, esplosioni. Beh, siamo ancora in alto mare, abbiamo trovato due motori che però girano a velocità diverse e quindi dobbiamo farli girare in modo uniforme e trovare una scatola per far star bene il tutto. Come va Alberto? Va bene, bene, ci abbiamo la parte meccanica, la parte elettronica e poi abbiamo già qualcosina. Ah, è quello? Sì. Questa è l'idea? Questa è l'idea, questo per farlo girare, poi adesso vedremo se può fare, però... Sviluppo e abbiamo la piattaforma e il motore che si sta generando, diciamo. Questo qua, appena configurato, Ecco, quella è la ruota per il controllo. Esatto. Vero, controllato il conservo. Benissimo, abbiamo quasi finito. Non si vede, però. Noi abbiamo detto alle persone di portare della spazzatura elettronica. Con questa spazzatura appunto c'è vecchi DVD, vecchi registratori, vecchi computer, abbiamo ricavato i pezzi per realizzare dei piccoli robottini. E poi alla fine della giornata abbiamo giudicato un po' i progetti che sono usciti. Abbiamo dei problemi col telecomando. Abbiamo dato una serie di voti basati su alcuni criteri tipo l'estetica, il fatto che funzionasse o no. Per cui se si riusciva anche potenzialmente a muovere, quello era già un punto. E la capacità di evitare ostacoli e in qualche maniera, diciamo che siamo rimasti molto sulla potenzialità. L'altro invece è in qualche maniera la interattività, cioè la capacità in qualche maniera o di essere comandato o in qualche maniera di poter comunicare con altri robot. Poi abbiamo assemblato una serie di voti e sono venuti fuori una serie di punteggi. Allora, al terzo posto, con 5 punti abbiamo il Failbot. Ci sono i Failbot. Che farà il suo giro. Con 6 punti abbiamo il Cicciobot. Sei tu.
con 7 punti vince John Cage.